Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Giovedì 27 gennaio, lettura del Vangelo secondo Marco, capitolo 4, versetti 21-25. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? O non piuttosto per metterla sul lucerniere? Non c'è nulla, infatti, di nascosto che non debba essere manifestato, e nulla di segreto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per intendere, intenda». Diceva loro: «Fate attenzione a quello che udite. Con la stessa misura con la quale misurate, sarete misurati anche voi. Anzi, vi sarà dato di più, poiché a chi ha sarà dato, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». A volte, leggendo il Vangelo, rischiamo di non approfondire il significato di alcune specifiche parole, dandole anche per scontate. È il caso della parola moggio. Il termine moggio deriva dal latino modius, il quale, venendo da modus, cioè misura, vuol dire proprio unità di misura, ed era usato per la misurazione del grano. Approfondendo poi le definizioni figurative che il dizionario propone, viene fuori che la lampada sotto il moggio intende dire di una persona che nasconde appositamente una verità o si nasconde lui stesso. È un appartarsi, ma è ovviamente un paradosso. Potrebbe essere paragonabile al detto «ti nascondi dietro un dito». Ecco il monito di Gesù nel Vangelo. Gesù non ci invita oggi a mettere la lucerna sopra il moggio o sopra il letto, non avrebbe senso. Piuttosto ci mette in guardia dal nasconderci. Ma quante volte ci siamo nascosti? La Bibbia è un esempio pieno di nascondigli. Adamo si nasconde dietro la foglia di fico, Caino dietro il misconoscimento del fratello Abele, la dramma nel pavimento della donna, la pecorella perduta fuori dal gregge, il figlio il prodigo dalla lontananza del padre, e Giuda si nasconde nella sua disperazione. Quanti nascondigli siamo capaci di trovare, eppure non ce n'è uno che non sia visto e attraversato da Dio. Inutile nascondersi. Dio è luce, non vede il buio. Vede solo un essere umano che tenta di aggrapparsi al nulla piuttosto che affidarsi al tutto. E oggi ci nascondiamo dietro nuove realtà, a volte dei commenti virtuali, sui social, oppure dietro una tazzina di caffè al bar. Ebbene, il Vangelo ci ricorda che la verità viene a galla prima o poi. Facciamo attenzione a ciò che diciamo e a ciò che ascoltiamo. Il nascondersi non ci servirà per molto. Grazie per aver meditato insieme. E se questo podcast ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani!